Chi si diletta col segmentato conosce bene gli indicizzatori. In genere, quelli che abbiamo sul retro del mandrino hanno al massimo 24 posizioni. Ma se ce ne dovesse occorrere un numero maggiore? Ah, nessun problema, c'è sempre Antonio che provvede a colmare la lacuna. Ce lo costruiamo partendo da un anello ottagonale dentro cui è incollato un pezzo di masonite. Si sceglie il diametro, qui 150 mm, e si pratica al centro un foro da un pollice. Naturalmente chi ha un attacco M33 lo farà invece della misura adeguata. La contropunta provvede a tenere l'anello centrato e in pressione mentre si tornisce l'esterno, mentre dall'altra parte la masonite è solo appoggiata sulle ganasce del mandrino. Scaricato dalla rete l'index Well con 16 settori, Antonio suddivide ogni settore in due e ottiene la configurazione voluta di 32 elementi, che va incollata sull'anello. Su un pezzo di multistrato si fa un taglio a semicerchio, leggermente più piccolo dell'indicizzatore, in modo che il contatto tra i due avvenga solo sulle estremità segnate dalle freccette gialle. Ciò tornerà utile quando si faranno i fori sulla circonferenza. L'indexer, adagiato sul semicerchio tagliato in precedenza, è bloccato in verticale su un pezzo di multistrato tramite un mossetto. Un altro mossetto tiene in posizione un righello di acciaio, per indicare l'esatta posizione dei fori. Si eseguono via via i fori con punta da 3 mm. L'anello è montato sul tornio, come vedete una vite fa da fermo bloccandosi nei vari fori. Questa è una vista della parte posteriore del mandrino ben stretto contro la masonite di 6 mm. Si può quindi procedere ad incollare i segmenti. Visto il buon funzionamento del jig, Antonio decide di dargli una robustezza maggiore e, dopo aver scavato sulla circonferenza un solco, vi incolla una striscina di alluminio larga 27 mm e spessa 1 mm, tenendola pressata con una cordicella. Dopo che la colla poliuretanica ha fatto il suo lavoro, si spiana e leviga il tutto. Con lo stesso metodo di prima si fa tutta la serie di fori, allineando la punta del trapano col chiodo. Siccome l'appetito vi è mangiando, si arricchisce la funzionalità dell'indexer praticando altre due serie di fori. Quindi ora il jig può essere utilizzato per 32 segmenti, oppure per 33, oppure ancora per 48. Due viti supplementari incassate a filo garantiscono la buona tenuta dell'amierino. Tutto è pronto per il prossimo lavoro. Qui si possono trovare gli index Well.